Fare il sapone è facile e veloce. Occorre solo un po' di prudenza, poiché bisogna maneggiare la soda caustica. Munirsi di un termometro da alimenti. Una mascherina. Un paio di occhialini, quelli da mare vanno benissimo. Un paio di guanti di gomma. Un cucchiaio di legno. Giornali vecchi o stracci. Una pentola a bordo alto. Un contenitore Pyrex. Una ciotola. Un frullatore ad immersione. Una bilancia. Stampi di plastica per dar forma al sapone. E un boccaglio. Quello sarebbe per il trasponitore del continuum. Alla fine dovreste apparire più o meno così. Innanzitutto, preparate la zona di lavoro foderando il piano con giornali o stracci. Ingredienti: 1 kg di olio di oliva, 128 g di soda caustica, 300 g di acqua o infuso, olio essenziale a piacere, 1 cucchiaio di farina di riso, fiori secchi macinati o altro. Pesate l'olio e versatelo nella pentola. Indossate occhialini, mascherina e guanti e pesate la soda caustica. Versatela lentamente nel contenitore di Pyrex, mescolando bene col cucchiaio di legno. La soda sciogliendosi scalderà l'acqua a circa 70 gradi. Ma dovremo aspettare che scenda a 45 gradi. Mentre la soluzione caustica raffredda, misurare l'olio essenziale, in questo caso il bergamotto. Mischiarne 30 gocce in una tazzina con un cucchiaio di farina di riso. Nel frattempo, scaldate a fuoco debolissimo l'olio. Quando la soda diluita e l'olio raggiungono entrambi i 45 gradi, versare la soda nell'olio mescolando bene. A questo punto usate il frullatore ad immersione. Quando vedrete che si forma la crema di sapone, potrete aggiungere la profumazione desiderata. Per esempio, si può usare essenza oleosa di lavanda e fiori secchi di lavanda macinati. Versare il sapone negli stampi e passare la lama di un coltello per livellare il sapone. Lasciate asciugare il tutto dentro una coperta per 48 ore. Dopodiché, staccate il sapone dagli stampi e mettetelo a stagionare almeno 6 settimane. Il vostro sapone fatto in casa è pronto. È un sapone genuino, fatto di pochi ingredienti che ben conoscete. Ed è un'ottima idea regalo! Consultare attentamente il video illustrativo, non provare sotto i 12 anni. Bere la soda caustica può avere effetti collaterali anche gravi. In caso di ustione, consultare il medico.